barca a vela lunga 16 metri è stata intercettata ieri da due motovedette della Guardia di Finanza e il reparto aeronavale della Calabria di stanza al porto delle Grazie di Roccella. La barca a vela era a 3 miglia al largo di Punta Stilo. Dopo l'intervento la barca a vela è stata dirottata facendo salire a bordo due finanzieri al porto delle Grazie di Roccella Ionica. L'imbarcazione aveva a bordo 96 migranti, si tratta di nuclei familiari, 67 uomini e 29 donne, con la presenza anche di una donna al nono mese di gravidanza, tanti bambini in tenera età ed anche un 23enne paraplegico. Era presente sul posto il sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito. Sindaco, anche a Roccella, così come nel resto della regione Calabria, dopo il maltempo sono ripresi gli sbarchi, 96, tantissime donne e bambini, tra cui un incinta e anche un ragazzo paraplegico. Oggi l'accoglienza come al solito, però cambia la dimora, non si è più alla struttura ex Saub di Roccella Ionica, ma al palatenda della Croce Rossa. Sì, perché noi l'abbiamo dovuto dichiarare quella struttura inagibile dopo il maltempo, l'avevamo, è una storia ormai già conosciuta, per cui quell'immobile non è più disponibile. È stata approntata in maniera molto celere, devo dire, la struttura della Croce Rossa, si affiancano dei moduli con dei gazebo, dei moduli per la parte operativa, questi moduli saranno ampliati nei prossimi giorni. Si tratta ovviamente di una sistemazione che dà la possibilità di ospitare i migranti per 24 ore massimo sostanzialmente, no? Perché comunque è una sistemazione assolutamente provvisorio, nel tempo della fotosegnalazione, dell'esecuzione del tampone e via. Quindi insomma, oggi iniziamo questa nuova modalità, finora sta andando tutto quanto bene, insomma, vediamo ovviamente poi man mano che si va avanti le cose si migliorano, quindi vedremo cosa c'è da migliorare. Per l'occasione è stata inaugurata la tensostruttura della Croce Rossa dove gli immigrati hanno trascorso la notte. Ieri nel tardo pomeriggio erano in arrivo i bagni chimici da Lamezia Terme che purtroppo ancora mancavano nella struttura portuale. Abbiamo intervistato la presidente della Croce Rossa Comitato Cosa dei Gelsomini, la dottoressa Gioffrè. Presidente, sono ripartiti gli sbarchi, la Croce Rossa in prima linea, questa sera sarà, ahimè, inaugurato questa denso struttura costruita al Porto delle Grazie a tempo di record, state attrezzando i bagni, dormiranno qua quasi 100 immigrati che sono appena arrivati in barca a vela. Sì, sono appena arrivati, stanno facendo le operazioni di sbarco, abbiamo tantissimi nuclei familiari, una donna incinta che sta per partorire e qualche diversamente abile. Questa sera si sosterranno qui con il massimo della dignità, arriveranno i bagni chimici, le brandine, insomma proveremo a dare un'accoglienza molto più dignitosa di quanto è stata fatta nel passato. Questa struttura è stata realizzata dalla Croce Rossa e sarà gestita anche per il futuro dalla stessa Croce Rossa, che provvederà alla gestione e anche al mantenimento degli immigrati qua all'interno. Assolutamente sì, la struttura verrà gestita dal comitato territorialmente competente, è stata inviata dal nazionale al comitato regionale su richiesta del ministero e della prefettura, ma ovviamente verrà gestita da noi, insomma dal nostro comitato, e sarà stasera, diciamo che sarà un pochino più una sorta di improvvisazione, ma stiamo provando ad organizzarci, a contenere le persone positive fuori da questo contesto, insomma, di solare, e a rendere un po' più fruibile e, come dire, e dare degli spazi più sicuri anche ai migranti. Ecco, la parte invece legata alle famiglie, ci sono molte donne, anche incinte e bambini. Sì, ci sono tantissimi nuclei familiari, tantissimi bambini, quindi stiamo provvedendo nell'immediatezza alla prima, come dire, al primo soccorso, oltre che quello socioassistenziale, anche qualche succo di frutta, qualcosa di alimentare. E poi provvederemo appunto dopo i tamponi ad inserirli in questo contesto e a rendergli una notte serena, insomma, fino a domani. Ora i positivi dove andranno? I eventuali positivi? Purtroppo questa sera dovranno stare tutti in un unico ambiente, non credo che in tarda serata possiamo avere i risultati, per cui insomma dovranno passare la notte in una situazione insomma non tanto. E quando sarà? Poi ci sarà una struttura a parte per i positivi? Assolutamente sì, se effettueremo il protocollo come previsto dovremmo fare i tamponi positivi che ci danno nell'immediatezza il risultato, quindi dividere i positivi dai negativi.
quindi i negativi andranno alla struttura e i positivi rimarranno nei container, nei moduli piccoli. Nelle cassettine queste. In questi moduli, andranno qui in questi moduli, in questi moduli. Quindi qui saranno messi positivi, sì, diciamo, sì, al Covid? Sì, assolutamente, saranno messi positivi al Covid. Dovrebbero aumentare, secondo come dire, i risultati, il sindaco dovrebbero aumentare in maniera esponenziale il numero di questi moduli abitativi.